Secondo quanto riferito, il principe Harry è stato invitato a sbarazzarsi del suo accordo da 100 milioni di sterline con Netflix per la loro interpretazione della defunta madre, la principessa Diana, nel loro spettacolo di successo, The Crown. Il principe Harry è stato invitato a strappare il suo accordo da 100 milioni di sterline con Netflix, a causa del ritratto della principessa Diana da parte di The Crown, affermano i rapporti. Elizabeth Debicki ha assunto il ruolo della principessa Diana da Emma Corrin nella nuova stagione di The Crown e il principe Harry è stato criticato per essere rimasto assolutamente silenzioso su come la sua defunta madre è stata ritratta nello show. Si ritiene che la nuova serie di The Crown copra la controversa chiacchierata del tragico reale con Martin Bashir nel 1995, così come una serie di altri momenti chiave nella vita di Diana, tra cui il suo divorzio dal principe Carlo e le sue relazioni con Asnat Khan e Dodi Fayed. L'amica di Diana, Jemima Khan, è stata coinvolta per aiutare la squadra a ricreare gli ultimi anni della vita della sua amica, ma si è dimessa all'inizio di quest'anno. Dopo aver affermato che lo spettacolo non aveva gestito la storia di Diana con il rispetto o la compassione che aveva sperato, e ora Harry viene esortato a prendere le distanze dal gigante in streaming. Angela Levin, autrice di Harry, a Biography of a Prince, ha dichiarato al The Sun, Harry è rimasto assolutamente in silenzio su Netflix. Dovrebbe stracciare l'accordo e prendere posizione per sua madre. Cosa c'è di più importante? Soldi o difendere sua madre? È sorprendente che non riesca a trovare la sua voce su questo, Ingrid Seward, editore di Majesty Magazine. Ha aggiunto, non credo che Harry lo capisca. Presumo che quando ha concluso l'accordo con Netflix non ci abbia pensato, ma Meghan l'avrebbe fatto, non è un idiota. Ha parlato di The Crown durante la sua intervista in autobus con James Corden, quindi non è del tutto ignaro. Harry e sua moglie Meghan Markle si sono dimessi dalla famiglia reale l'anno scorso e poco dopo hanno firmato un enorme accordo con Netflix, dove hanno firmato per realizzare documentari, programmi per bambini, spettacoli con sceneggiature e lungometraggi.